Ciao a tutti, sono Francesco Yoshigappo ed oggi è il 14 di febbraio 2014 ed oggi, come sapete, è San Valentino, che passerò da solo. Ma non mi scoraggio perché nel mio giravogare da solo ho fatto, vabbè, un colloquio a scuola in cui abbiamo parlato, praticamente ci hanno iscritti al centro per l'impiego in sostanza e poi ci hanno fatto delle domande riguardanti al come siamo, la nostra psiche, queste cosine qua, però tutte cose che teniamo noi per capirci, ed è stato carino perché tu scrivi tutte quante delle cose e no, tu non sai la valutazione finale, cioè tu compili e alla fine c'è tipo un risultato finale, tipo quei giochetti che si fanno sui giornali, che tu scrivi e dopo scopri il risultato di ciò che hai scritto, ed è molto bello. Lo consiglio, se ve lo fanno fare, non vi opponete e dite sì, voglio farlo anch'io, vediamo che cosa sono, che cosa faccio, come sono e tutte queste cose qua. Ecco, poi oltre a tutto ciò, in questa giornata ho anche trovato questo posto bellissimo. È super super fantastico. Mamma, ci vede anche la mole. Adesso mi colpi, dov'è? Là. Vediamo se riesco a farvela vedere perché è bellissima. E si può zoomare da qua? No, non si può fare. Vabbè, comunque sarebbe. Qua c'è più spazio. Qui. Non si vede forse. No, non si vede. Beh, se la vedete, magari non la noto io, ma si vede. Beh, comunque c'è la mole. È successa una cosa che è stupenda, ma allo stesso tempo mi dispiace, perché in questi giorni ho fatto una cosa fichissima. Praticamente con Radio DJ abbiamo girato un videoclip, praticamente è la parodia di Violetta, non so se la conoscete, una serie TV che va soprattutto tra i giovani ad oggi, molto giovani. E in questa serie c'è questa ragazza che canta e fa, è tipo un, è il solito classico telefilm musical, ma è simpatico, è spagnolo, lei è spagnola. Io non è che l'abbia mai guardato, in realtà ho guardato giusto una puntata così per curiosità, e quindi hanno pensato quelli di Has Gone Away di Radio DJ di farci una parodia, perché più che altro perché molte delle persone, dei personaggi della Disney, abbiamo notato che sono diventati praticamente, diciamo che fanno cose particolari, tipo fanno video particolari, fanno foto particolari e finiscono per fare cose particolari, per non andare sul dettaglio. E così abbiamo fatto una parodia in cui praticamente anche questa ragazza Violetta diventava anche lei qualcosa di particolare, ed è stato bello, molto molto divertente farlo. È stato istruttivo perché ho visto comunque un altro set e i set sono sempre fichissimi. E in più è venuta una figata, che però c'è il però. Praticamente è successo che è andato in onda 2 giorni e mezzo, è andato online, poi per problemi tecnici abbiamo dovuto rimuoverlo, però in quei 2 giorni e mezzo, caspiterina, abbiamo fatto più di 5500 visualizzazioni. È stata una bomba, fantastico, e sono troppo contento perché vuol dire che 5500 persone ci hanno visti, e 5500 persone, a parte le fan di Violetta che si sono poste, hanno fatto un sacco di risate, quindi sono contentissimo. Ecco, sono qui oggi anche per dirvi una cosa. Vi devo dire che non dovete preoccuparvi se oggi che è San Valentino, o meglio, se il giorno in cui era San Valentino voi eravate soli, perché è un giorno più o meno come gli altri, un po' come Natale. Sono tutti belli come giorni, sono giornate fantastiche, sono giornate in cui si fanno un sacco di cose belle, soprattutto per gli innamorati e soprattutto per chi crede nel Natale. Però non è niente meno che un giorno come tutti gli altri, semplicemente noi lo rendiamo speciale. E per renderlo speciale non è necessario che noi lo vediamo così com'è, basta che noi lo rendiamo unico con qualcosa di unico. Tipo oggi, io mi sono trovato qua, in questo meraviglioso posto che non ho idea di dove sia, però ho fatto tag GPS, quindi vi dico, per me questo giorno è comunque speciale, perché sto vivendo un brivido dentro di me che è fantastico, e perché sto registrando questo vlog e perché sto parlando con voi, e quindi resta un giorno speciale. Dato che sta iniziando a fare buio,
e che non voglio andare in via col buio, io vi dico ci vediamo al prossimo vlog. Ciao ciao.